Ciao ragazzi, aggiornamento del negozio oggetti. Ieri dopo la patch sono uscite alle 3 di pomeriggio, sono uscite due sezioni nuove, una Pasquale, quindi stanno cominciando ad arrivare le skin Pasquali, e poi è uscita anche la nuova Ashe. Andiamo a vedere un attimino il bundle di Hopper prima che si aggiorna, manca ancora qualcosa, qualche secondo. 1300 V-Buck ci danno la skin di Hopper che ha due stili, il primo con il passamontagna stile Jolly, e il secondo con l'ovetto di cioccolato al posto della testa. Poi ha la variante Lego, che è così, anche questa con due stili praticamente predefinita, e poi con, diciamo, non ha l'ovetto in testa, è base semplice, il sacco di soldi dietro alla schiena, e poi il spranga allegra, il classico piccone che tutti aspettano per Pasqua, che se preso singolarmente costa 500, mentre Hopper preso singolarmente 1200. Poi la Jolly 2000 V-Buck, questa stringa è rimasta. E poi eccola qua la nuova Ashe, è uscito ballo elettrico 800 V-Buck, molto carino anche questo ballo. E la skin di Ashe, il bundle 1400, ci danno la skin che ha due stili, bianca. Praticamente hai i capelli raccolti, cambia il vestito e lo stile oro questa season, raga. Aspettiamoci anche in futuro altre skin oro. Poi ci danno la variante Lego, che è abbastanza carina in realtà, secondo me ci può stare. E lo zainetto, valigetta di Ash, eccolo qua, questo qua semplicissimo. E poi il piccotto, che è una katana che fa questo suono e non è male. Presa singolarmente 1200, quindi abbastanza pochino, 500 il piccone, anche questo ci può stare. Raga, ieri qualcuno mi ha chiesto perché sono usciti, hanno dato 950 V-Buck, praticamente li hanno dati a chi ha preso la crew e ha preso il pass tramite la crew, quindi hanno regalato 950 V-Buck in più. Vediamo invece oggi cosa esce. Ci dovrebbe essere Mida e anche l'altra collaborazione con Nike, ed eccola qua, in effetti 2500 V-Buck, raga, una follia, però secondo me si possono prendere anche singolarmente. Vediamo la skin maschile con tre stili, predefinito, che ora si sbloccherà. Vediamo se si sblocca prima quello bianco. No, me li dà buggati, raga. Comunque sono uno bianco, uno rosso e uno nero. Eccolo qua. Quello, il terzo stile, così, con il logo Nike gigantesco proiettato dietro. Penso che siano tutti a questo punto così, esatto. Quello bianco e poi quello nero e viola, carina. La skin maschile non è male. La variante Lego, insomma, è così. Non ha gli altri stili, questo buffo personaggio dietro alla schiena, raga, inguardabile. Poi la skin femminile ha invece due stili, giorno e notte. Quello giorno è così, mentre quello notte è così. Secondo me quello notte è molto molto più carino. Non so se vale la pena prenderla, però la variante Lego la vediamo velocissimamente, è così semplicissima. Il piccotto, sentiamo il rumore che fa un bel botto, fa un bel botto. La l'emote invece, eccola qua, vediamo cosa fa. C'è la lampadina che esce e strilla, e poi la schermata di caricamento, che è abbastanza bruttina. Prese singole 1500 tanto, secondo me. Poi abbiamo un fresco di scatola 500 V-Buck, l'emote, e aspira nemici il piccone 800 V-Buck. Poi iniziano le skin pasquali, raga. Canestro dell'uovo mancato 200 V-Buck, la prima emote. Cade l'uovo dal cestello, carino anche questo qui. Poi il bundle del coniglio 2500 V-Buck, skin maschili, no, skin totalmente femminili con lo stile predefinito e lo stile giù il cappuccio. Eccole qua, non si possono personalizzare, raga. Dietro alla schiena il coniglio, eccolo lì, e poi hanno il piccotto che fa questo suono qua. Abbastanza carino anche questo qui. Le skin prese singolarmente 800, quindi non è male. E il piccone sempre 800 preso singolarmente, e 200 V-Buck invece lo zainetto preso singolarmente. Hopper è rimasto, e poi eccolo qua, Mida, sempre 2500 V-Buck, quindi un'altra follia. E lui ha due possibilità, reattivo e non reattivo. E poi c'è Mida predefinito e quell'ombra, eccolo qua, vediamo se si sblocca. Eccolo qua, tutto verde. Bello, carino, raga, questa variante qui. La versione Lego ha due stili, no, non me li fa vedere, me ne fa vedere solo uno. Il mantello invece, anche questo qui, reattivo, non reattivo, e quindi anche quello ombra reattivo, eccolo qua.
Non penso che quello, la versione ombra sia riattiva. Il piccone, il famigerato piccone che fa questo suono qui. Raga, ovviamente non è quello che danno gratis, quello che danno gratis alle scuole. E poi la wrap, raga, la wrap è tanta roba, secondo me ci sta. Ci sta, vediamo ora quanto costa, non ho visto. 500 la wrap, tantino, 800 il piccone, 2000 la skin. Anche qui abbastanza, abbastanza altino. E poi tutte le varianti delle skin, diciamo, stile Mida. Aurelia, la tipa, reattiva e non reattiva. E il oro sol dietro alla schiena, carino questo zainetto secondo me. Poi c'è oro invece, sempre 2000 V-Buck con lo stile re dorato senza bagliore e re scheletro. Stessa cosa per lo zainetto che lo balziamo che fa schifissimo. E scheletro invece il deltaplano, questo è un super deltaplano secondo me. Però costicchia oro senza bagliore e re scheletro. Eccolo qui. E poi andiamo avanti, abbiamo Mazzafrusto 1200 V-Buck. Col bagliore, senza bagliore, non c'è la versione scheletro. Questo dovrebbe essere il piccone di Aurelia, se non mi ricordo male, mi pare proprio di sì. Ash è rimasta nella sezione pionieri. Invece abbiamo Sfonda Mandibola 1200 V-Bacozzi, eccola qua con il suo zainetto bruttino dietro alla schiena. La skin, però, tutto sommato non è male. Poi Falce del Caos 800 V-Buck. Eccolo qua il suono, un altro super piccone, raga. Secondo me stanno uscendo dei bei picconi. Falce Ultra, anche questa qui non fa un brutto suono. 500 V-Buck, tra l'altro, ha lo stile col bagliore senza bagliore, ma praticamente la stessa roba. E poi abbiamo Piedipiatti 1200 V-Buck con la pistoletta dietro alla schiena, eccola qua. Terra è tornata dopo un paio di settimane, 1200 V-Buck, stile predefinito, e quello Alter Ego col bagliore, senza bagliore anche in questo caso. Non cambia molto. Scendiamo giù, abbiamo il bundle mai più, 3000 V-Buck, ci danno corvo maschile, corvo femminile, becco di ferro e pennuto. Vediamo velocissimamente, raga, ma li conosciamo già, cavaliere del corvo, quello lì, devastazione e becco di ferro e il deltaplano pennuto volante. Così così, 2000-2000 le skin, 800 il piccone, 800 il deltaplano, poi abbiamo cuore vero, 800 i bucks, super remoto, raga, la canzone mi piace tantissimo, peccato che costa secondo me un po' troppo. Il bundle di pesce secco balestra, 1500 ci danno la skin che ha lo stile predefinito, lo stile nessuna pittura facciale, quindi pulito in face, e lo stile casco, il più carino, secondo me. Poi abbiamo il backpack, eccolo lì, i coralli dietro alla schiena, i due pesciazzi come strumento di raccolta che fanno questo suono abbastanza bruttino, e la wrap bolle mimetiche, anche questa è carina, una wrap mimetica con l'animazione delle bolle, soltanto la skin, 1200, soltanto i picconi, 800 i bar. Poi ci sono le tracce gem, anche queste qui sono rimaste, le di Gaga è rimasta, nuovi strumenti, raga, mantide prodigiosa, eccola qua, poi abbiamo Accorrete, nuova emote, 200 V-Bucks, suona, cioè non è nuova, raga, è tornata. E Chelotto invece, la chitarrozza, eccola lì, stile mantide, non so per quale motivo. La McLaren come macchina, vabbè, macchinone, raga. E la Masamune, questa, raga, gratis per chi ce l'aveva già su Rocket League, se no si paga 1500 V-Buckozzi. È tornato il castello di Lego, il Durburger invece c'è ancora, Sir Sunks è rimasto, la bundle Luna Radiosa delle Lanterne è rimasto, il pass festival è rimasto, il pass normale. Poi abbiamo, raga, tutti i pacchetti in basso e la crew. Vediamo se ce la fanno vedere in anteprima di aprile, eccolo qui, Ares. Vediamo gli stili, stile predefinito. No, non ce li fa vedere gli stili, ce li fa vedere. Ah sì, stili in anteprima, eccoli qua. Aspettate, mantello, la skin, stili in anteprima, predefinito. Poi questo si va a seconda dei mesi, Dio della guerra, rosso. Poi abbiamo quello Aurea, oro, quello Fasica. Così così, della morsa gelata, insomma carina della morsa gelata, e poi cosmica invece, quindi Galaxy, bello bello stile, ci sta, raga. E il mantellino, stessa cosa, un sacco di stili. E il piccotto, andiamo un attimo a sentire che suono fa,
Anche questo, raga, a seconda dei mesi che fate la crew, ve lo sblocca. Quindi lo shop strapieno, raga. Like al video se non l'avete messo subito. Domani in live dalle 3 di pomerello sul canale Vira. Ciao!